Siamo al Consorzio Tutela del Lugana DOC, incontriamo Carlo Veronese che è il direttore da anni del consorzio stesso, con un nuovo presidente e con una carriera che va avanti. Che cosa ci dice di queste novità? Ma le novità sono più di una: nuovo presidente, nuovo consiglio di amministrazione, cosa giusta all'interno di un'associazione che è giusto che ogni tanto rinnovi le sue persone che dirigono e quindi nuove idee, nuove proposte, nuove attività. Seconda novità, molto importante per noi, l'applicazione completa dell'Erga Omnes, che vuol dire che da oggi, da quest'anno, le attività per noi sono rivolte a tutte le aziende che producono Lugana, non solo ai soci, e naturalmente tutte le aziende che producono Lugana sono tenute a pagare una quota di contribuzione legata alla promozione. E questo tavolo che c'è al mio lato prevede la possibilità di degustare tutti i vini di tutte le aziende che ci hanno dato vino, siano esse soci o non soci. Quindi abbiamo anche dei volti nuovi, perché per la Lombardia alcuni non erano mai stati assaggiati. Altre novità sono la presentazione qua a Vinitaly di una nuova tipologia di Lugana, il Lugana Vendemmia Tardiva, ottenuto con almeno un anno di affinamento e con una vendemmia ritardata in pianta. Un vino nuovo, un vino sperimentale, un vino che due aziende hanno provato a fare e che presentiamo in anteprima qua a Vinitaly. Le due aziende sono Tenuta Roveglia di Pozzolengo e Perla del Garda di Lonato, che presentano questo prodotto che speriamo negli prossimi anni venga seguito da altre aziende per dare e vedere che cosa può fare la Turbiana, la nostra uva, nel nostro territorio. Era qualche anno che provavate l'invecchiamento con l'apertura di bottiglie. Infatti anche qua abbiamo qualche bottiglia a disposizione di qualche anno più antica, abbiamo un 99 nascosto nel frigorifero per pochi intimi, ma il gioco della vendemmia tardiva invece è un gioco di un'uva ritardata di vendemmia, si parla di metà novembre, quindi delle sensazioni diverse dai vini classici del nostro territorio, molto più vicini ai Riesling d'Oltralpe, ai Riesling tedeschi. È un vino nuovo, un vino sperimentale, è un vino che speriamo incontri il successo col pubblico, ma soprattutto è un vino che ci porta a vedere la potenzialità del nostro territorio. Allora dobbiamo assaggiarlo subito. Subito. Grazie.